Benvenuti in questo nuovo video, oggi confrontone reale, sono la tua camera un po' storta, non l'ho messa precisamente dritta, reale tra il dupe e l'originale, quindi scontro fra titani, o meglio titani, scontro fra una stessa fragranza, una stessa generazione, una stessa ispirazione. Lo scopriamo in questo video e vediamo come si comportano, se vale la pena o non vale la pena, se 16 euro contro i 130 euro sono un sproposito o sono nulla o conviene o non conviene, scopriamo. Dunque partiamo, io in realtà l'ho già spruzzato, purtroppo la fotocamera non registrava, quindi devo rifare questa scena. In realtà io l'ho già spruzzato sul polso, ne metto solo uno, questo è il dupe e questo è evidentemente originale, se potrete notare dall'aspetto. In pratica le note di testa sono abbastanza differenti, c'è da dire che il confronto è un po' impari, un po' scorretto nei confronti del dupe, perché questo è uno dei parfum, quindi fragranza 12-15%, questo è un parfum, quindi fragranza tra il 20-22%. Dovrebbe essere un distacco relativo alla durata e alla potenza immediata dello stesso, e difatti nelle note di testa dupe originale si sente subito un impatto molto più forte di quello originale, voglio dire, però la differenza non è così marcata, cioè il prezzo, in questo caso la differenza di prezzo non è così giustificata. Le note iniziali sono sicuramente molto cipriate entrambi, però il dupe non lo ricorda pienamente, cioè è buono, è fresco, è fruttato, è piacevole da sentire, ma non è Versace Eros, è buono, cioè ricorda un po' un acqua di Gio, un po' più fruttato, un po' più cipriato, potrebbe essere, ma l'originale appena messo è molto più d'impatto, si sente molto più anche l'incenso e qualche nota di patchouli. Sono passati 5 minuti e lo sviluppo dei due profumi va a pareggiare il dislivello iniziale, ovvero il dupe in questo caso nel suo sviluppo, quindi nelle note di mezzo, cioè, ricorda moltissimo l'originale, e quindi in questo caso il divario di prezzo è un po', anzi molto meno giustificabile. Per quanto riguarda le note di fondo, entrambi i profumi mantengono, cioè il dupe mantiene le sue promesse, cioè nel senso resta un profumo che è ispirato a Versace Eros Parfum e lo ricorda per tanti versi, forse solo le note di testa non ci somigliano quasi per niente, sono buone ma non somigliano, mentre le note di fondo vanno a dimostrare quanto ci sia differenza di durabilità. Questo dupe testato in questo momento, ma in altri momenti, quindi perché l'ho già usato, dura in realtà pochissimo. Questo dopo circa, a essere ottimisti, un'ora e mezza, due ore, praticamente non lo sentite più. Ora qualcuno, se si avvicina, lo sente, cioè nel senso pelle a pelle lo sentono, ma se vi devo dire che lasciate la scia, no. Mentre con Versace Eros Parfum si dura dalle 4 alle 6 ore. Io lo sento ancora pure nei vestiti il giorno dopo, quindi ok, il confronto è partito già imparagonabile all'inizio, ma per 16 euro io onestamente per un paio d'ore ve lo consiglierei anche. Poi se avete possibilità di acquistare questo da 130, tanto meglio. Il profumo mi piace, anche se devo dire mi ha già un po' stufato, a differenza di altri profumi tipo Invictus ed altri che mi piacciono, che uso sempre, questo mi ha già un po' stufato, e ha il suo fascino, ha il suo perché, le note fruttate di patchouli, di incenso, di mistero fruttato, chiamiamolo così, sono comunque interessanti, ma secondo me è un profumo che a lungo andare non utilizzerete sempre. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, like, cercherò di portare sempre nuovi contenuti e vi ringrazio per la visione. Ciao ragazzi, un abbraccio.